1993, dichiarazione di guerra dell'esercito zapatista contro la dittatura. Dichiarazione di guerra dell'esercito federale messicano, pilastro di base della dittatura che subiamo non monopolizzata dal partito al potere, guidata dall'esecutivo federale che oggi ha in Carlos Salinas de Gortari il suo capo più importante e illegittimo. Coerentemente a questa dichiarazione di guerra chiediamo agli altri poteri della nazione di operarsi per ripristinare la legittimità e la stabilità della nazione deponendo il dittatore. Chiediamo anche all'Organizzazione Internazionale, alla Croce Rossa Internazionale, sorvegliare e regolare i combattimenti che le nostre forze liberano, assicurando la protezione della popolazione civile. Perché noi dichiariamo ora e sempre che rispettiamo la Convenzione di Ginevra, avendo fondato le ZLN come braccio armato della nostra lotta di liberazione. Abbiamo il popolo messicano dalla nostra parte, i nostri combattenti portano altro l'amato tricolore, i nostri uniformi sono rosse e nere, simbolo del popolo lavoratore nelle sue lotte. La nostra bandiera reca la lettera EZLN, esercito zapatista di liberazione. Esercito zapatista di liberazione nazionale, e sempre la porteremo in battaglia. Anticipatamente rispettiamo ogni tentativo di svilire la giusta causa della nostra lotta mediante l'accusa di essere narcotrafficanti, banditi o altri appellativi che possono essere usati dai nostri nemici. La nostra lotta poggia sul diritto costituzionale e porta la bandiera della giustizia e dell'uguaglianza. La sovranità nazionale ha la sua origine ed essenza nel popolo, tutto il potere politico emana dal popolo e si costituisce per il beneficio del popolo. Il popolo ha in ogni momento l'inalienabile diritto di cambiare e modificare la forma del suo governo, articolo 39 della Costituzione. Pertanto, in coerenza con questa dichiarazione di guerra, diramiamo alle nostre forze militari dell'esercito zapatista di liberazione nazionale i seguenti ordini. Primo, avanzare verso la capitale del paese sconfiggendo l'esercito federale messicano, proteggendo durante l'avanzata liberatrice la popolazione civile e permettendo al popolo nelle aree liberate di eleggere liberamente e democraticamente le proprie autorità amministrative. Secondo, rispettare la vita dei prigionieri e consegnare i feriti alla Croce Rossa internazionale perché possano essere curati. Terzo, procedere a giudizio sommario contro i soldati dell'esercito federale messicano e della polizia politica che sono stati addestrati o pagati dagli stranieri, sia dentro alla nostra nazione che all'estero, accusati di essere traditori della patria. Contro tutti coloro che hanno represso e maltrattato la popolazione civile, hanno derubato e attentato ai beni del popolo. Quarto, arruolare tutti quei messicani che manifestano il desiderio di unirsi alla nostra giusta lotta, compresi quelli che, essendo soldati nemici, si consegnano senza combattere contro le nostre forze e giurino di obbedire agli ordini del comandante generale dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Quinto, chiediamo la resa incondizionata delle caserme nemiche prima di iniziare qualsiasi combattimento, al fine di evitare ogni perdita di vite umane. Sesto, chiediamo la sospensione del saccheggio delle nostre ricchezze naturali nelle aree controllate dalla ZLN. Popolo del Messico, noi, uomini e donne, nel pieno delle nostre facoltà e in libertà, siamo coscienti che la guerra che abbiamo dichiarato è l'ultima nostra risorsa, ma che è una guerra giusta. I dittatori stanno applicando una guerra genocida non dichiarata contro il nostro popolo da molti anni. Pertanto chiediamo la vostra partecipazione, la vostra decisione di appoggiare questo piano del popolo messicano che lotta per il lavoro, per la terra, il tetto, l'alimentazione, salute e educazione. Indipendenza, libertà, democrazia, giustizia e pace. Dichiariamo che non smetteremo di combattere fino a quando i bisogni elementari del nostro popolo non saranno soddisfatti da un governo del nostro paese libero e democratico, uniti per le forze rivoluzionarie dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Comando generale delle ZLN, Selva Lacandona, Chiapas, dicembre 1993. Thank you.